La sveglia! Quello è Nobita! Devo sbrigarmi, non voglio che arrivi a scuola prima di me! Vediamo in classe! Quest'oggi, nell'ora di educazione fisica, impareremo a giocare a softball. Quindi cambiatevi senza fare chiasso e uscite tutti in cortile. Oh no, il maestro! Bravo, Gianni, in ritardo anche oggi! Mi perdoni, signor maestro, però non le ho fatto male, vero? Lascia stare, tu non farai lezione! Fila in corridoio! Lo prego, signor maestro, mi lasci giocare, per favore, per favore! Se ci tenevi tanto a giocare, avresti dovuto essere puntuale! Lo prego! Eccomi qua, buongiorno a tutti! Anche tu sei in ritardo, vai immediatamente in corridoio, marsh! Sì, signore! Quanto vorrei andare fuori a giocare insieme agli altri. E non mi dormire addosso. Ah, sono veramente arrabbiato. Ah sì? E per quale motivo, scusa? Per stamattina. Di che cosa stai parlando? Del fatto che sono dovuto restare in corridoio perché sono arrivato di nuovo tardi e non ho potuto giocare a softball. Ma andiamo, te la prendi per questo? Sì, perché ci tenevo moltissimo. Nobita non può capire, non è un tipo sportivo. Ma come mai sei sempre in ritardo, già? Ah, non lo so nemmeno io, sto usando ogni genere di sveglia. Ma poi la mattina non ne sento suonare neanche una. E così non mi alzo mai in tempo. A me succede lo stesso. Che fai ora? Ti metti a copiarmi? Non ti sto copiando, è così, è la pura verità. Adesso ho capito che cosa mi è successo. È colpa tua, Nobita. Mi hai trasmesso la malattia del sonno. Non c'è altra spiegazione. Me l'hai attaccata standomi sempre appiccicato in corridoio. Sei stato tu. Ah, per me è una sciocchezza colossale. Guarda che ti sbagli, John. Ti distruggo, Nobita. Stavolta l'hai fatta grossa. Anche questo è colpa tua, ora ti conto per la testa! Che citrullo, avresti fatto meglio a prenderti il pugno subito, no? Adesso che mi sono sfogato sto meglio, dai, torniamo a casa. Questa me la leggo al dito e un giorno te la farò pagare con tanto di interessi! Hai detto qualcosa? Ha detto che un giorno te la farà pagare con gli interessi. Ah, ma che bravo! Perché non lo ripeti? Se ti permetti ancora di minacciarmi come hai appena fatto, io... Sì, sì, certo, ho capito benissimo. D'accordo, gliene parlerò non appena torno a casa, mi dispiace. Farò in modo che non succeda più, arrivederci. Ciao, mamma. Nobita! Ci vediamo più tardi. No, dove sei? Vieni qui! Il maestro ti ha messo in castigo perché sei arrivato di nuovo tardi a scuola? E tu come fai a saperlo? Non importa come l'ho saputo, e per giunta non hai fatto i compiti. Sì, più o meno. Che risposta sarebbe un po' di rispetto per tua madre? Vai in camera a fare i compiti, via! Uffa, Doraemon! Che hai da frignare, un'altra brutta giornata? Ah, tremenda, Gian mi ha picchiato e la mamma mi ha fatto una ramanzina appena ho messo piede in casa, non ce la faccio più. Però la mamma ha ragione, devi ammetterlo. Perché? Hai sentito quello che ha detto? Per forza, sbraitava, quando fa così la sento anche attraverso i muri. Sì, certo. Se non ti metti subito a fare i compiti, dovrai restare alzato fino a tardi. E se vai a letto tardi, domani non ti sveglierai in tempo per arrivare a scuola in orario. Sì, lo so benissimo. E allora se lo sai che aspetti, comincia a fare i compiti. No, in questo momento non ho nessuna voglia di studiare. Intanto vai a sederti alla scrivania invece di stare per terra. 5 minuti, ti prego, lasciami riposare. D'accordo, però tra 5 minuti ti metti al lavoro, intesi? Sì, sì, va bene, va bene. Non voglio disturbarti mentre studi, a dopo. Non so perché, ma non mi fido di lui. Sveglia fantasmina! La faccio suonare tra 5 minuti esatti, ecco. Non mi piace usare questi mezzi, ma devo farlo per il bene di Nobita. Com'è difficile a volte la vita. Non mi va di fare i compiti. Voglio studiare un piano per dare a Gian la lezione che si merita. Com'è possibile che gli abbia attaccato la malattia del sonno? È colpa sua se non si sveglia la mattina. Nobita! Ascolta!
per 1, 7 per 2, 7 per 3, 7 per 7. Non smettere di scrivere. Ok, non smetto. Ecco, ho finito. Per fortuna. Scomparso, che strano fantasma. Sveglia fantasmina, istruzioni d'uso. Ma sì, è logico, questa è una trovata di Doraemon per obbligarmi a fare i compiti. Muovi le lancette per puntare alla sveglia. Nel momento in cui suonerà l'allarme apparirà un fantasma. Che meraviglia! Pareggerò i conti con Gian utilizzando questa. Meglio battere il ferro finché è caldo. Ehi là! Ciao, Nobita. Ciao, Shizuka. Stai andando a fare la spesa? Sì. Ehi, che bella sveglia, molto originale. Non toccarla, devo scappare. Cosa gli hai preso? Non capisco. La camera di Gian è proprio qua sopra. La lascio qui, suonerà mezzanotte in punto. Cosa ti è saltato in mente? Gian si prenderà un bello spavento. Potrebbe anche svenire dalla paura. Vorrei che fosse già domattina per vedere con chi faccia arriverà a scuola. Insomma, quando è che ti deciderai a crescere un po'? Ma cosa? Da dove è sbucata questa sveglia? Probabilmente qualcuno l'ha persa e adesso la starà cercando. Forse è il caso di portarla alla polizia. Stai spazzando il vialetto, che brava! Buongiorno, signora. Buongiorno a te. Aspetti, quella sveglia? L'ho appena trovata, è tua per caso? No, ma giurerei di averla vista un attimo fa in mano a Nobita. Ah, allora è sua. Bene, vado subito a riportargliela. Grazie, cara. Ti arrivo! Salve, signora, che bella sorpresa. Mi scusi per il disturbo, ma credo che questa sveglia sia di suo figlio. Sul serio? A quel ragazzo? È stata molto gentile, grazie. Di niente, si figuri. Arrivederci e grazie ancora. Aiuto! Cosa sta succedendo qui? Vorrei sapere cosa ci fa qui questo fantasma. La sveglia fantasmina. Credevo che fosse sotto la finestra di Jack. Ehi, Nobita. Nobita, sveglia. Sta tranquillo, il fantasma se n'è andato. Doraemon! Ah, ma quella è la tua sveglia? Oh? Come mai si trova qua? E io che ne so. Ah, ma che sfortuna. E adesso come faccio a dormire? Ancora troppa paura. Se vuoi un consiglio, Nobita, lascia perdere l'idea della vendetta. È meglio, credimi. No, non posso. Voglio che questa sveglia suoni a casa di Gianna alle 2. Sei più testardo di un mulo quando ti ci metti. Per favore, prestami la docodemo porta. Sei proprio sicuro di volerlo fare? Certo. Come vuoi. Ecco. Molto bene, adesso posso dormire tranquillamente. Buonanotte. Stavo quasi per soffocare. Ma guarda che strano questo orologio. Chissà se fa anche da sveglia. Beh, posso sempre provare, una in più non guasterà. La metto sulle 7 in punto, ecco. Troverete una spiegazione molto chiara a pagina 32 del vostro libro, ma prima... Come al solito sei in ritardo, Nobita! Mi scusi. Io non lo ammetto, arrivare in ritardo è segno di maleducazione perché interrompi la lezione già iniziata! Sto parlando con te, guardami in faccia, fila subito in corridoio! Sì, signore!
Gian, sì? Come mai stamattina non sei arrivato in ritardo? Sai, ho trovato in camera mia una sveglia davvero eccezionale. Sul serio? Che genere di sveglia? Quando suona esce un fantasma, ti svegli per forza. Come un fantasma? Che tipo di fantasma? Uno con lenzuolo che fa "adesso io ti prendo". Riuscirebbe a far svegliare anche un elefante imbottito di camomilla. Che cosa, Gian, ci ha tenuto la nostra sveglia? La usa come una banale sveglia per alzarsi. Che shock sono stato. Quando ti avevo detto di lasciar perdere le vendette contro Gian? Ma si meritava una lezione. Invece di pensare a prenderti la rivincita, dovresti inventarti un sistema per arrivare a scuola in orario. Come faccio? È impossibile. Allora non ti resta che piangere. Si è messo a piangere davvero. Io non dicevo sul serio.